buon pomeriggio. Sabato la seconda partita del Lecce senza gol in campionato, l'ultima volta era capitato ad Ascoli. Cosa si è inceppato nell'attacco, se è successo qualcosa? Ma no, non penso sia successo qualcosa, soltanto che abbiamo incontrato una squadra simile a noi, una squadra che ci ha dato tanto filo da torcere e che darà filo da torcere a tutte le squadre del campionato, perché sarà una delle protagoniste per la lotta ai playoff e per la Serie A, secondo me, perché è una squadra stata costruita con un buon organico, una squadra che comunque, come ho già detto, lotterà per le prime posizioni. È stato un bilancio, diciamo, positivo. Non mi accontento perché so che posso fare molto di più. Sabato sono mancato un po' per dei problemi fisici, perché sono stato condizionato da un malore, quindi diciamo che ho tutta la voglia di riprendermi il campo a suon di gol. Allora, ho visto tutti i 90 minuti, è stata una partita a senso unico, il Brescia ha fatto la partita perfetta, diciamo. È una squadra che è molto abile nelle ripartenze, un po' come noi, molto abile nel gioco raso terra tra le linee, quindi sarà una grande sfida tra due squadre che stanno in un'ottima forma, hanno un buon organico e quindi sarà una partita bella sia da giocare che da vedere, anche per i tifosi. Dobbiamo stare attenti perché è una squadra pericolosa, una squadra che fa delle ripartenze, come ho già detto, il suo punto forte, con Donnarumma che è il capocannoniere del campionato. Ieri ho visto la partita, ha fatto 3 gol, è un giocatore importante per questa categoria e dovremmo stare attenti nel concedergli spazio e dovremmo essere bravi a limitarlo. Ma sì, ma nel calcio chi pratica questo sport ha sempre degli obiettivi, ha sempre dei sogni, diciamo no, non ci poniamo limiti, come abbiamo detto tutti, il nostro primo obiettivo resta mantenere la categoria, mancano pochi punti, poi dopo penseremo a quello che verrà prossimamente. Siamo consapevoli della nostra forza, del nostro valore, siamo tutti dei bravi ragazzi e dei grandi uomini che sanno gestire i momenti con lucidità, quindi quello che verrà lo prenderemo tutto di buono e di guadagnato. Mi sta dando tanto, l'ho avuto modo di conoscerlo per un breve periodo e mi ha fatto una buona impressione dal punto di vista umano soprattutto. È un allenatore, a parte le capacità tecniche e tattiche che comunque sono agli occhi di tutti, è un allenatore che è capace di mettere ogni giocatore a proprio agio e di far esprimere il meglio di se stesso a ogni giocatore. Quindi è una dote, non tutti gli allenatori hanno questo privilegio e questo comunque pregio, e lo ringrazio perché mi ha dato modo di esprimermi a determinati livelli, ma diciamo voglio ripagarlo non con le parole ma soltanto con i fatti e sul campo. Quindi il tuo cambiamento rispetto a quei 6 mesi a Salerno è dovuto molto all'allenatore o anche è Simone Palombi che è cresciuto e maturato? Ma diciamo un po' tutti e due i fattori, lui è stato bravo a darmi spazio, ero un giovane appena uscito dalla primavera, quindi non era facile darmi piena fiducia e comunque affidarmi, diciamo, insieme ad altri attaccanti, l'attacco di una squadra che comunque si doveva salvare in una piazza particolare come quella di Terni. La mia fortuna e quella della squadra è stata quella di comunque ripagarlo a suon di vittoria, a suon di gol, quindi diciamo sono contento del percorso che ho fatto con lui a Terni e del percorso che sto facendo con lui qui a Lecce. C'è un giocatore anche del passato a quale ti ispiri? Ma questa domanda mi è stata fatta tanto,
tanto in tante occasioni. Ci sono vari modelli di attaccanti a cui mi ispiro. Uno su tutti è per esempio Fabio Quagliarella, che adesso sta facendo una stagione straordinaria. È un attaccante, diciamo, moderno, anche se comunque l'età non lo dimostra, però è un attaccante che sa fare entrambe le fasi e è un po', diciamo, il tipo di calciatore che mi rispecchia. Ero piccolissimo, però comunque ho avuto modo di vedere dei filmati, perché comunque tutta la famiglia laziale siamo cresciuti con il suo mito, diciamo. No, non ho avuto modo, ma non lo conosco, però ho avuto modo soltanto di vederlo e di apprezzarlo dal punto di vista soltanto, diciamo, estetico. Non ho avuto modo di parlarci. Sta quasi per terminare il girone d'andata, possiamo anche vedere un po' quali potrebbero essere le squadre che hanno più possibilità per andare in Serie A. Secondo te quali ti hanno impressionato maggiormente? Ma sicuramente la squadra che mi ha colpito è stata il Palermo, per organico, per forza e per diciamo per tutti i calciatori che ha a disposizione, perché sono calciatori che comunque hanno fatto anche la Serie A per tanti anni. Quindi per ora secondo me la favorita resta lei e tutte le altre squadre. Ieri vedo la classifica, sono tutte squadre ben attrezzate e ci sarà, diciamo, da giocarsela fino all'ultima giornata. A posto? Grazie Simo. Grazie a voi.